Il risveglio di Kalinic, il risveglio di Kalinic, non ci volevo credere, veramente ce l'ho a fantacalcio, ovviamente non l'ho schierato, ovviamente, ed invece ha stupito anche me. Tra l'altro nella live di ieri l'avevo detto, Kalinic è un giocatore che ho scoperto a fantacalcio quando stavo alla Fiorentina, per cui un giocatore che mi piace anche particolarmente, però ragazzi adesso non ci facciamo prendere dall'entusiasmo, cioè ha fatto la doppietta a porta vuota praticamente, e ha sbagliato due gol prima, secondo me abbastanza clamorosi, e quindi sì, per carità, ha segnato, bravo Kalinic, viva Kalinic, però ragazzi, boh, non lo so. Vabbè, commenti su Cagliari Roma. Prima di commentare vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball dal link qui sotto in descrizione, l'app che parla di calcio a 360 gradi con tante chicche, tante curiosità, le informazioni, tutto personalizzabile al 100%, come potete scegliere le vostre squadre preferite, le vostre leghe preferite, i vostri giocatori preferiti, quindi potete scegliere anche Kalinic, è stato aggiornato sulle sue statistiche in tempo reale, praticamente da 0 gol passa a 2. OneFootball, scaricabile dal link qui sotto in descrizione, un modo molto carino di supportare questo canale. Allora, Cagliari-Roma, partita strana, perché? Perché analizziamo fase difensiva. Allora, primo gol preso, boh, merito di Joao Pedro. Non andiamo a cercare colpe su Paul Lopez, perché Paul Lopez stava dove doveva stare. Stava lì, a me Paul Lopez è un portiere che non piace, lo sapete, però stava dove i portieri di Savorani devono stare. Stava lì, lì ci stava Alisson, lì ci stava Scesi, lì ci stava Mirante, lì ci stava Fuzzato, stanno lì i portieri. Poi se Joao Pedro si inventa quel gol magnifico, bravo Joao Pedro, e doveva stare lì. Secondo gol invece mancato il filtro al centrocampo, serve un centrocampista di interdizione forte, che non è Veretout, che non è Cristante. Per l'anno prossimo Friedkin serve un centrocampista di interdizione forte, Pogba. Pogba serve. Terzo gol, errore di Smalling, ma ragazzi, cioè, errore, palla carambolata lì, ci sta, dai, ci sta, però resta il fatto che il primo gol ci sta, il terzo gol ci sta, due gol li prendiamo sempre almeno. Fase offensiva invece, bravo Kalinic, che hai fatto questi due gol a porta vuota, ma chi è il giocatore? Quando io ho visto il migliore in campo Kalinic di Sky, ho spento la televisione e sono andato a cena, perché non si poteva vedere. Cioè, Mkhitaryan ha fatto una partita meravigliosa, il secondo gol è stato una bellezza incredibile, lo scatto di Mkhitaryan come ha saltato, sembrava veramente, non lo so, uno sciatore nel grande slalom gigante. Migliore in campo Kalinic. No, non ci sto. Cioè, Mkhitaryan in forma ha cambiato finalmente questa squadra. Ma io l'avevo già detto nel mio video pre-derby d'andata. Vi ricordate uno dei primi video nei quali me la sono presa con Petrachi dicendo: bravo, hai preso Mkhitaryan, un bellissimo giocatore, a me piace, un giocatore che salta l'uomo, un giocatore di una classe superiore, però l'hai preso a due giorni dal derby, che ci facciamo? Prendiamo una sonata dalla Lazio che ce la ricordiamo per tutto il campionato. Quella sonata non l'abbiamo presa perché la Lazio prese 343 pali. Però il succo del discorso era quello lì. Mkhitaryan era un giocatore che era da prendere a luglio, fargli fare la preparazione in modo che entrava magari negli schemi, nell'ambiente romano, con qualche mese d'anticipo sarebbe entrato, invece di andare a prendere Spinazzola e Malferplay. Avete rotto i Malferplay. Basta, non lo vuoi più sentire Malferplay. Non lo vuoi più sentire Malferplay. Era un giocatore da prendere prima. Perché? Perché era un giocatore, un'occasione che all'Arsenal non trovava spazio, e alla Roma invece poteva fare bene, perché era un tipo di giocatore che ci serviva. Ovviamente ci serviva. Quindi cosa dobbiamo fare ora? Blindare questo giocatore, riscattarlo in qualsiasi maniera, così come Smalling. Perché? Perché se dobbiamo costruire una squadra che da qui a 3 anni possa ambire a vincere qualcosa, non bisogna rifare l'errore di Salah 2 stagioni e via, Alisson 1 stagione e via. Basta, non voglio più vedere questo genere di politica nella società AS Roma. I giocatori che stanno rendendo, i giocatori che ci rendiamo conto che sono di una classe superiore, devono essere fermati almeno per 2-3 anni, almeno per 3 anni, diciamo. 3 anni. Fermiamo Mkhitaryan e Smalling per 3 anni, gli mettiamo intorno, aggiungiamo a giocatori che già sono buoni, come Zaniolo, come Dzeko, qualora resti magari a un'età, diciamo, avanzata, ma ancora come centravanti di scorta, potrebbe
potrebbe andare bene. Confermiamo insieme a questo blocco di Avarà, insieme a questo blocco di giocatori. Pellegrini, ci mettiamo Pellegrini? Pellegrini ci mettiamo assolutamente. Kluivert, ci vogliamo mettere Kluivert? Mettiamoci Kluivert. Vabbè, insieme a questo blocco di giocatori che magari possono da qui a 3 anni dare qualcosa, e gli aggiungiamo magari un campione per anno, che è quello che spero possa portare Friedkin, senza appunto andare a cercare queste dannate plusvalenze che non ci permettono mai di vincere niente, perché poi ci sono altre società al momento prime in classifica che queste plusvalenze ogni anno non le fanno, ma invece ogni anno si tengono Milinkovic Savic, si tengono Luis Alberto, si tengono Correa, si tengono Immobile, e dopo 3 anni ovviamente sono giustamente in testa alla classifica e sfruttano un anno in cui la Juventus e l'Inter, la Juventus traccheggia e l'Inter non arriva, che se fate? E l'Inter non è proprio quella che ci si aspettava a inizio anno. Parliamo ora degli scenari futuri, invece quelli immediati. Cosa mi aspetto da questo campionato? Allora, la Roma è ritornata a vincere, è ritornata a correre. Ci sta. L'Atalanta sta correndo ancora di più, ma guardando il calendario non vedo questa rimonta impossibile. Già a partire dalla prossima giornata c'è un interessante Atalanta-Lazio e un Roma-Sampdoria. Io ho già previsto, ve l'ho detto, da marzo il calo della Lazio. Però ci può stare magari che esce fuori un pareggio, già gli rosicchiamo 2 punti, poi magari rosicchiamo un altro punto. Ovviamente noi dobbiamo vincere il più possibile. Speriamo di recuperare qualche fortunato a partire da Diawara, appunto perché un regista ci serve, e speriamo di... perché vedere i lanci di Cristante è veramente una roba che fa male al cuore, e possiamo crederci, possiamo, le speranze sono minime. Ma un eventuale passaggio al turno ormai credo che sia assodato. L'Atalanta in Champions, e magari gli toglierà altre energie per quanto riguarda il campionato. Che riusciamo magari a rosicchiare qualche altro punto? Boh, non lo so, vediamo. E poi c'è anche la speranza magari di arrivare più avanti possibile in Europa League, o magari vincerla per riuscire poi a qualificarsi per la prossima Champions, ragazzi. Boh, comunque questa partita mi ha lasciato abbastanza fiducia, mi ha ridato soprattutto un pochino di fiducia per il futuro. Speriamo bene, ragazzi. Prossimo appuntamento, ora consiglierò la formazione del Fantacanta, e poi domani vi farò vedere come ho creato questa formazione. Sarà un video abbastanza stand alone, quindi senza riferimenti alle partite di questo weekend. Perché? Perché vi farò vedere come si crea una formazione per i giochi tipo la Magic, la Gazzetta, cioè i giochi che non, nel quale dovete fare la formazione senza fare l'asta, cioè avere una lista di giocatori e andare a scegliere i giocatori per creare una formazione che riesca a rendervi al massimo per tutto l'anno. Vi farò vedere un po' quali sono i miei criteri di scelta, e potrebbe essere un video utile appunto per chi gioca a Magic già a partire dall'anno prossimo, e quindi boh, ci vediamo domani appunto per questo video. Nel frattempo, un saluto dal secondo divano più famoso del web. Se hai capito la battuta, sei uno zozzone.